L'effetto serra è un fenomeno naturale dovuto al fatto che l'atmosfera che circonda la Terra permette ai raggi solari di arrivare sul suolo e scaldarlo, ma poi non permette al calore generato dall'assorbimento dei raggi solari di tornare verso l'esterno, verso lo spazio. Esattamente quello che succede nelle serre agricole, in cui c'è il vetro che circonda un'area e permette ai raggi solari di entrare, scaldare il suolo e le piante che sono all'interno, ma non permette al calore di uscire. In questo modo la temperatura all'interno della serra e nel nostro caso all'interno dell'atmosfera aumenta. Per verificare questo andiamo a cercare di riprodurre l'effetto serra con un modellino semplificato, modellino della nostra Terra, sul quale abbiamo messo alcuni elementi che sulla Terra assorbono la radiazione solare. Ci sono i continenti ricoperti di foreste o di deserti, di diversi suoli, gli oceani, ma ci sono anche degli elementi che in realtà riflettono la radiazione solare, che sono per esempio il ghiaccio delle zone polari o delle montagne, oppure anche le nuvolette. Abbiamo detto che quindi questi elementi assorbono in maniera diversa. Quello che li fa assorbire la radiazione solare in maniera diversa è il loro colore. I colori che assorbono maggiormente la radiazione sono i colori più scuri, in particolare il nero. Per cui, per aumentare l'effetto del nostro esperimento, andiamo a mettere al centro del nostro modellino dei trucioli di plastica nera. E soprattutto, siccome vogliamo simulare quello che succede in atmosfera, andiamo a coprire il nostro modellino con un'atmosfera semplificata che è rappresentata da una bottiglia di plastica. Il motore di tutto il sistema è sempre il sole, per cui quello che faremo fra poco sarà accendere il sole e, per controllare l'effetto serra appunto che andremo a generare, abbiamo messo all'interno della bottiglia e al suo esterno due termometri in modo che misurino la temperatura interna ed esterna della bottiglia nel momento in cui dell'aria, cioè nel momento in cui il sole sarà acceso. Quindi identifichiamo i termometri che misurano la temperatura interna e la temperatura esterna e accendiamo il sole. E, come si può vedere, la temperatura all'interno della bottiglia comincia a crescere. Questo perché i raggi del sole appunto entrano all'interno della bottiglia, scaldano il suolo, che in questo caso è rappresentato dai trucioli neri. I trucioli neri riemettono calore sotto forma di radiazione infrarossa e la bottiglia, così come la nostra atmosfera, blocca questa radiazione e fa aumentare la temperatura dell'aria di più all'interno della bottiglia rispetto all'esterno. Si può vedere che nel giro di pochi secondi la temperatura interna è aumentata notevolmente rispetto a quella esterna. Quindi abbiamo visto con quali meccanismi l'effetto serra aumenta la temperatura all'interno della nostra atmosfera. Questo è un fenomeno naturale in realtà, come dicevo prima, tant'è che è uno dei fenomeni che permette la vita sulla Terra, perché permette alla Terra di avere una temperatura media di circa 15 gradi. Cosa che non avviene ad esempio su altri pianeti o non avverrebbe sulla Terra se non ci fosse questo strato di gas atmosferici. E la temperatura della Terra senza l'atmosfera sarebbe in media di circa meno 18 gradi, quindi tutta l'acqua sarebbe presente solo in forma ghiacciata e la vita non sarebbe possibile. Ma quindi perché si parla male dell'effetto serra? Cos'è che diciamo noi scienziati studiamo e critichiamo dell'effetto serra? Il problema è che gli esseri umani con le loro attività stanno modificando la composizione dell'atmosfera e quindi stanno aumentando l'effetto serra naturale a dei livelli tali per cui la temperatura media del pianeta sta salendo in maniera incontrollata.